Passiamo la parola alla dottoressa Silvia Mazzoni, professore associato nel settore della psicologia dinamica dell'Università di Roma Sapienza, che ci parlerà, del bambino autistico e della coppia genitoriale. È l'ultimo della Allora, mattinata. l'ultima è a me il compito di introdurre i partecipanti a quella che possiamo definire la diagnosi a livello familiare. Cercherò di soffermarmi sugli aspetti metodologici e su quello che potrebbero aprire in campo diagnostico e quindi ovviamente nel campo dell'intervento. Un aspetto importante che possiamo considerare quando ci occupiamo di famiglia è il fatto, per non creare poi di nuovo gravissimi incidenti scientifici, è che comunque ci stiamo collocando tra coloro che considerano la famiglia come un fattore di rischio e come tutti i fattori di rischio, quindi può essere un fattore mediatore, un fattore moderatore, un fattore di protezione. Comunque stiamo parlando di relazioni familiari. Mi fermo un attimo perché voi avete visto la professoressa Speranza, mia collega, stamattina che vi ha presentato il PDM e a un certo punto c'era scritto che si valutavano le relazioni familiari. Quando si vedevano le cose da valutare c'era scritto parent, 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 parent. Quindi è vero, quelli sono fattori familiari. Quello di cui sto parlando io è la famiglia intesa come gruppo. Non dimensioni che andiamo a guardare nei singoli partecipanti. E questo per rispondere a un vecchio principio metodologico per cui la non sommatività delle caratteristiche di un gruppo in interazione come la famiglia. Quindi se io misuro l'attaccamento del padre e l'attaccamento della madre, non posso sommarli e quindi pensare di correlare questa dimensione all'influenza sullo sviluppo del bambino. Però mi serve per capire il funzionamento di una diade e quindi l'aver scoperto delle metodologie per valutare l'attaccamento è senz'altro molto utile. L'importante è sapere, ricordare che stiamo osservando e valutando la diade genitore-bambino. Allora, cosa significa invece osservare e valutare le relazioni familiari? Mi è molto interessata la relazione sull'epigenetica, perché ho pensato se effettivamente anche l'inquinamento può essere associato, può essere considerato un fattore di rischio, bene, forse io posso dire che i contributi che sto cercando di dare vogliono misurare in qualche modo i livelli di inquinamento familiare che possono contribuire ad influenzare positivamente o negativamente lo sviluppo, sempre ricordando che comunque stiamo parlando di un fattore che contribuisce alla traiettoria evolutiva. Quindi genericamente abbiamo una serie di studi che ci dimostrano quanto i disturbi specifici del bambino autistico influenzano negativamente le relazioni familiari. Ho evidenziato in rosso quelle più diadiche, tipo il conflitto genitoriale o l'insoddisfazione coniugale, e viceversa quanto queste disfunzioni familiari possono influenzare il bambino, diciamo, per esempio, non moderando i suoi disturbi, oppure mediando il fatto che si fenotipizzino, perché no? Se noi sappiamo quanto l'ostilità espressa da un conflitto, quindi non da una persona, ma da due persone che litigano, influenza i neuroni deputati al riconoscimento delle espressioni facciali, io posso ipotizzare che per un bambino autistico che ha problemi anche speciali, questa cosa abbia anche un peso come fattore mediatore della fenotipizzazione, ma non è questa la mia ricerca per ora. Cos'è
Vediamo che cosa intendiamo perché oggi possiamo parlare di variabili a livello familiare, quindi a livello di gruppo, perché abbiamo un gruppo a Losanna che ha portato avanti a lungo la sua ricerca, oggi molto matura. Il libro che ho tradotto, è uscito quest'anno, Il bambino e la coppia, porta ulteriori risultati di osservazioni longitudinali che partono dai 3 mesi, che ci dicono che il bambino già a 3 mesi è in grado di proporre offerte triangolari. Che cosa sono le offerte triangolari? Il bambino già a 3 mesi può fare uno shift dello sguardo fra i suoi interlocutori, misurato con un certo numero di secondi per essere sicuri che non sia un cambiamento casuale, e ci dimostra che è in grado di interagire in gruppo. Allora ci si chiede a che cosa serve questo e in che ambito motivazionale lo possiamo mettere. L'ipotesi all'interno della quale stiamo lavorando è quella dell'intersoggettività, che in questo caso però consideriamo intersoggettività a livello collettivo. Può servire diciamo alla specie il fatto che i bambini fin da subito siano specializzati a interagire in gruppi? Certamente sì, perché monitorare attraverso la comunicazione, attraverso il riconoscimento delle emozioni, un gruppo significa in qualche modo poter poi ricercare all'interno di quel gruppo una serie di risorse necessarie allo sviluppo. Quindi, una volta visto questo, tra l'altro adesso sto portando avanti una ricerca su un campione, un gruppo di bambini autistici per contare questi triangular bid, cioè queste offerte triangolari che siamo riusciti a rintracciare anche da parte del bambino autistico, proprio per vedere se con i disturbi della comunicazione di cui diciamo che sono evidenti, questa possibilità di interagire in un mini gruppo di 3 persone a volte è presente. In ogni caso, una volta acquisito questo, si va a considerare la famiglia come un contesto in cui la coppia genitoriale organizza queste competenze comunicative, creando quella che Stern ha definito una matrice intersoggettiva, che però è appunto concepita in termini di gruppo e non di diadi, anche se è una misura diadica, la vedremo subito. Quindi, che cosa abbiamo fatto finora e chissà quante cose ancora si potrebbero fare? Possiamo ricavare una misura, quindi una diagnosi, di un comportamento di gruppo che è stato chiamato la coordinazione familiare e che riteniamo essere un indicatore di questa intersoggettività collettiva. Quindi questa misura, ammesso che passerà tutti gli esami di attendibilità e validità, come ha cominciato a fare, è una misura familiare, cioè quando io ho un punteggio da 0 a 40 su questa dimensione, ho un punteggio che mi indica una proprietà di quel gruppo al quale il bambino autistico partecipa. Dopodiché ci siamo focalizzati su un sottosistema dai clinici molto osservato, anche se non sempre in termini diadici, ma magari sommativi: la madre fa così, il padre fa così, ma poi cosa fanno insieme? Che è il costrutto della cogenitorialità. Anche per questo costrutto ci sono delle misure che ci parlano di questa diade, non dei singoli. Abbiamo usato quella di McHale e per, diciamo, validare quella di McHale abbiamo usato l'osservazione microanalitica della Feldman, che oggi è stata citata e che ha offerto moltissimi contributi allo studio delle variabili a livello familiare. Non mi fermo sullo scenario del gioco familiare che proponiamo, abbiamo pubblicato una volta anche un libro con Magda, quindi potete approfondire. L'importante è capire che in questo gioco sono stati definiti quattro
4 scenari possibili di funzionamento di questo gruppo, di questa triade, in cui in 2 scenari un genitore fa la parte del terzo che osserva ed eventualmente supporta l'altro genitore in interazione col figlio, nell'altro scenario abbiamo proprio il 3 insieme e nell'ultimo uno scenario molto interessante dal punto di vista clinico, che è quello in cui il bambino diciamo interagisce osservando i genitori che interagiscono fra loro, e questo tutti i genitori lo devono sapere, che fin dai 3 mesi il bambino è uno spettatore esperto, e sarà bello in futuro che qualcuno dimostri quanto questo può avere un'influenza anche a livello del funzionamento neuronale, osservare il modo in cui i genitori comunicano fra loro. Quindi mettiamoci nell'ottica di una diagnosi: se uso queste procedure osservative, se uso questi piccoli esperimenti, se uso queste prove, io posso in qualche modo capire come si coordina la famiglia, che significa come si accoglie il bambino nella condivisione di un'esperienza, che tipo di alleanza. È una valutazione categoriale, ma adesso qui non ci interessa. Questa coordinazione, andando a vedere nel dettaglio, mi dà un'indicazione della capacità della famiglia di includere tutti, perché se non sono tutti inclusi è difficile partecipare a un'esperienza, della capacità di organizzare in modo che ciò che sta accadendo sia chiaro a chi partecipa, il modo in cui qui ritroviamo la shared attention o joint attention che abbiamo osservato in tantissime situazioni a livello diadico, ma ne esiste una di gruppo, cioè l'attenzione focalizzata sull'esperienza condivisa, e soprattutto che cosa succede a livello del contatto affettivo. Non voglio paragonare per forza, perché andrebbe fatto un esperimento, il contatto affettivo a livello familiare con la sintonizzazione di Stern, che è stata già citata, però diciamo il costrutto teorico che abbiamo in testa è quello che andiamo ad osservare è quanto simultaneamente le persone che stanno condividendo un'esperienza esprimono un'emozione diciamo sintonica. Per quanto riguarda le variabili del co-parenting, McHale non ha pensato ad una dimensione unica, ha pensato a diverse componenti, considerandole indipendenti, e poi le ha combinate fra loro, ma i clinici che stanno partecipando a questo convegno riconosceranno tante variabili che ci interessano, per esempio la competizione genitoriale o la cooperazione genitoriale, l'ostilità fra genitori, il coinvolgimento di ciascun genitore nell'esperienza, il calore che i genitori riescono a definire durante l'esperienza, e quanto la coppia genitoriale mette al centro il bambino per organizzare l'esperienza, o viceversa mette al centro il mondo degli adulti. McHale poi ha combinato queste variabili e ha trovato 4 stili cogenitoriali, ma adesso non mi posso soffermare. Quello che ci interessa molto è che queste variabili trovano poi una correlazione quando andiamo a vedere alcuni aspetti dello sviluppo del bambino in età scolare. Le osservazioni di McHale sono state fatte dalla gravidanza fino ai 4 anni, con una verifica poi sui bambini in età scolare. Quindi abbiamo già le prove del fatto che queste variabili a livello familiare hanno un'influenza nel favorire o meno le traiettorie di sviluppo. Nell'analisi microanalitica si possono vedere moltissime cose, ma quelle a livello diadico che riguardano il co-parenting sono il fatto che ci sia una collaborazione fra genitori, anche qui la competizione, l'ostilità,
la passività o il non codificabile. Ora qui vado veloce perché non è l'ora, però è importante che sappiate che la messa a punto di questi sistemi di osservazione e valutazione ci ha dato già delle indicazioni interessanti quando abbiamo visto le famiglie con bambini autistici. Per esempio, non c'è dubbio che se vediamo la coordinazione familiare, quindi questa matrice in cui il bambino viene accolto per la sua esperienza, abbiamo dei livelli più bassi, ma non in modo così speciale, in modo simile a tutte le famiglie con bambini con disturbo dello sviluppo. È diverso dalle famiglie con bambini con sviluppo tipico. Abbiamo anche delle risorse, perché per esempio abbiamo trovato alleanze familiari disfunzionali, ma anche alleanze familiari funzionali. Abbiamo trovato che le famiglie sono abbastanza in grado di includere tutti e di organizzare i ruoli, ma abbiamo trovato difficoltà a livello dell'attenzione condivisa e del contatto affettivo, e non è poco. Abbiamo trovato che per esempio le madri, diciamo lontanissima dall'idea della madre frigorifero, in questo tipo di osservazioni favoriscono l'aumento dell'attenzione condivisa. Se le madri funzionano bene, tutto il gruppo riesce a funzionare meglio proprio su quelle variabili che sono risultate più a rischio, come l'attenzione focale e il contatto affettivo. E immaginiamo, questa è una piccola ricerca, poi ne abbiamo fatta una su un gruppo più grande, ma immaginiamo che siamo clinici e che osserviamo questo. Cominciamo a pensare quali altri interventi di supporto posso offrire ai genitori oltre alla riabilitazione focalizzata sul sintomo dei figli. O pensiamo anche a questo, se coinvolgo il genitore a usare moltissimo lo stimolo rinforzo con il bambino, quanto sto addirittura provocando un fattore di rischio a livello del funzionamento familiare, perché essere un genitore riabilitatore può peggiorare ancora di più la possibilità di funzionare in gruppo, di diciamo curare il funzionamento del gruppo. A livello della co-parenting abbiamo trovato cose anche qui interessanti, per esempio che uno degli aspetti che si collega a quello che stavo dicendo è che i genitori non hanno discrepanza di investimento nell'esperienza con il bambino, che è un fatto grave quando succede. Però sono tutte e due ipercoinvolti, quindi diciamo l'esperienza di gestire un bambino con problemi nello spettro autistico potrebbe favorire il fatto di diventare genitori troppo attenti alla performance e non in grado di creare una guida del bambino che sia anche in qualche modo più vicina al disinvestimento. McKay dice nella codifica take a break, il genitore ogni tanto deve prendere una pausa, no? Perché altrimenti diventa un invischiamento. Ma la cosa più interessante rispetto al supporto che noi potremmo dare a queste famiglie è che abbiamo trovato bassi livelli di calore fra genitori, anche alti a volte, ma tendenzialmente più bassi tra ciascun genitore e il bambino, ma insomma questi genitori, a forza di centralizzare il figlio come preoccupazione, non si guardano fra loro. E non è che litigano, il problema non è questione di conflitto, il problema è che non si guardano, e questo peggiora la possibilità di creare un clima che possiamo anche misurare, che è il calore a livello familiare. Nel co-parenting, nell'analisi microanalitica, abbiamo avuto delle convergenze con le misure di McHale, e questo metodologicamente ci aiuta molto. Quindi su che cosa stiamo lavorando noi e quanto ci vorrà per vedere le variabili a livello familiare in sistemi diagnostici? Diciamo, è una metodologia lenta perché molto complessa, però intanto
possiamo cominciare a lavorarci sopra, e ci si lavora sopra anche negli interventi di supporto ai genitori. Intanto una cosa importantissima: le possiamo usare queste procedure? Possiamo chiedere alle famiglie con bambini autistici di giocare tutte e quattro insieme per 20 minuti, alternando quattro parti diverse? Sì, perché i livelli di inclusione e di partecipazione sono risultati spesso appropriati. A volte sorprendentemente molte mamme e molti papà hanno detto: figurati se sta seduto 20 minuti, e invece questa triade, diciamo, biblica deve avere un potere ipnotizzante, perché il bambino messo in un contesto così contenitivo con la presenza dei due genitori ha accettato di interagire in gruppo. Si evidenziano indicatori specifici? Non lo riassumo, strada facendo ho cercato di dirvi che alcune cose sono state evidenziate. Sì, la risposta è sì, e questo ci è utile, perché diagnosi significa anche poter definire degli obiettivi per l'intervento di supporto. Quali sono le implicazioni cliniche di questa capacità di organizzare anche variabili a livello del gruppo familiare? Intanto che noi possiamo offrire una presa in carico alla famiglia che non sia centrata sul sintomo, che aumenti in qualche modo anche il senso di possibilità di offrire qualcosa che possa influire positivamente nella traiettoria evolutiva del figlio. L'interesse più grande, Muratori una volta ha detto una cosa interessantissima, cioè che il modello sociale di intervento con i bambini autistici di fatto comincia quando è tutto fatto, cioè più o meno in adolescenza. Lavorare con le famiglie, includendo il bambino, significa anticipare di molto il modello sociale, cioè lavorare sulle competenze sociali a seconda dell'età, sfruttando il laboratorio della famiglia. Ovviamente su questo bisogna portare avanti la ricerca. Al momento attuale, comunque, ovunque abbiamo portato avanti questa ricerca e ovunque gli operatori abbiano saputo portare avanti il lavoro con le famiglie considerate come gruppo, abbiamo ritenuto che questo sia un contributo molto importante proprio a ripensare la presa in carico della famiglia nei diversi servizi che si occupano di disturbo autistico.